Buongiorno, buongiorno da Onda TG in apertura, subito la cronaca con la notizia del giorno. Cadde da un'altezza di 6 metri, il Tribunale di Sulmona condanna l'INPS, ma sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Cadde da un'altezza di 6 metri mentre giocava in un parcheggio comunale a causa del cedimento di una grata, riportando un grave trauma cranico contusivo, la perdita parziale di una parte del corpo, l'esotropia all'occhio destro, ma per l'INPS non aveva diritto al riconoscimento di un handicap grave, con tutte le conseguenze del caso in termini di assistenza e accompagnamento. Dopo 5 lunghissimi anni, il piccolo Giovanni, nome di fantasia, ha ottenuto giustizia. La perizia del tribunale non è stata contestata e il giudice del tribunale di Sulmona, Anna Maria De Sanctis, ha omologato l'accertamento del requisito sanitario effettuato dal perito incaricato e ha condannato l'INPS alla refusione delle spese processuali liquidate in euro 1.200 da distrarsi, oltre agli oneri di legge, nonché alle spese di CTU già liquidate. Per il piccolo di 9 anni, all'epoca dei fatti ne aveva 4, è una grande vittoria, ma andiamo con ordine. Tutto cominciò il 12 maggio 2015 dopo il gravissimo incidente. Il bimbo rischiò di perdere la vita, si salvò miracolosamente. Le conseguenze di quelle episodio furono molto gravi: trauma cranico contusivo, l'emiparesi, la perdita parziale di una parte del corpo, l'esotropia all'occhio destro con deficit motorio e della vista. La commissione INPS riconobbe solo una forma di handicap semplice, l'articolo 3,1 della legge 104, e l'indennità di frequenza. In sostanza, il bambino aveva diritto a sostegno scolastico, ma non a tempo pieno. Cominciò quindi la battaglia legale con la famiglia del piccolo, che incaricò l'avvocato del foro di Sulmona, Katia Puglielli, di impugnare il verbale INPS. Il legale intentò la causa e il tribunale nominò come perito Nunzio Dorazio, che ribaltò la situazione. Il minore è invalido con impossibilità a svolgere alcuni compiti e alcune funzioni proprie della sua età, con diritto all'indennità di accompagnamento ed è portatore di handicap in situazione di gravità, si legge nella perizia. Si ritiene di fissare la data di riconoscimento del diritto ai benefici a quelli della domanda, in quanto le condizioni erano identiche alle attuali. L'INPS non ha contestato l'accertamento del perito, tant'è che il giudice ha firmato il decreto di omologazione che ha portato alla chiusura del procedimento alla condanna dell'INPS per la refusione delle spese legali. Vogliamo ringraziare tutte le persone che in questi anni, a vario titolo, ci sono state vicine, commentano i genitori del ragazzo che tirano un respiro di sollievo. Se le conseguenze di quel brutto incidente hanno segnato per sempre la vita del bambino, il mancato riconoscimento dei suoi diritti sarebbe stato il colpo di grazia. La giustizia ha fatto il suo corso. E ora la cronaca ci porta a Bussi sul Tirino per parlare ancora della bonifica della discarica. Si potrebbe valutare la possibilità di revocare la gara sul presupposto dell'intervenuta individuazione del responsabile dell'inquinamento, ma deve tuttavia rilevarsi come anche da tale ultima soluzione non si esente da rischi e incerto esito. Così si chiude il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato sull'ipotesi avanzata dal Ministero dell'Ambiente di revoca in autotutela del bando di gara per le bonifiche delle discariche 2A e 2B del sito nazionale di bonifica Abussi. Il parere rilasciato il 18 novembre 2019 fa riferimento all'esistenza di diverse criticità nella procedura di gara in oggetto segnalate dal Ministero dell'Ambiente anche a seguito del parere reso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Risulta altresì che solo dopo l'aggiudicazione definitiva è stato individuato il responsabile dell'inquinamento. In tale contesto, prosegue la nota, sembrerebbe che la stipula del contratto con l'attuale aggiudicatario potrebbe rilevarsi pregiudizievole per codesta amministrazione, sia in quanto non sembrerebbe soddisfare le esigenze di bonifica del sito, sia in quanto risulterebbe estremamente difficoltoso il recupero delle somme nei confronti del responsabile. C'è infine richiamo ai rischi di contenzioso derivante dalla revoca dell'appalto per un importo di 38 milioni di euro indetto nel 2015 dall'allora commissario di governo Adriano Goio, poi scomparso durante l'iter di valutazione delle offerte. Torniamo a Sulmona, tra multe e tensioni, via al nuovo mercato nella piazza Viva.
ma non sono mancate alcune criticità, quindi un debutto tra luci ed ombre. Niente cartellonistica, strisce per delimitare i posteggi e ordinanze affisse. Alcuni ambulanti hanno iniziato a lavorare solo a metà mattinata dopo il caos delle collocazioni. In tre si sono beccati la multa che si può contestare e il sorriso si fa fatica a mostrarlo dopo la prima giornata del nuovo mercato. In Piazza Garibaldi si registra un debutto tra luci ed ombre, come accade per ogni sistema organizzativo che cambia e si scontra con gli imprevisti, chiamiamoli così, dell'ultimo minuto. Il dato che indubbiamente balza all'occhio e non può che essere un bel segnale in questo periodo è la piazza viva e affollata. Si torna quindi alla tradizione, alla sana abitudine del mercato settimanale, che è il primo presagio per un graduale ritorno alla normalità. Ma questa mattina non sono mancati momenti di tensione. C'è chi non ha voluto cambiare la sua postazione storica, incappando in contravvenzione, contestando il criterio utilizzato dal comune per l'assegnazione dei banchi. Siamo titolari di posteggio, c'è chi non paga da anni, tuonano alcuni ambulanti. Non ho voluto assegnare posti affinché nessuno potesse mai pensare che io avessi preferito uno anziché l'altro, ribatte il vice sindaco Marina Bianco. Nell'ambito della delibera c'è scritto che il posto viene assegnato in funzione dell'anzianità di mercato. Per Franco Ruggeri l'attribuzione solo numerica ha creato qualche confusione, ma qualche disguido nel primo giorno era inevitabile. L'assessore Bianco, che ha girato in lungo e in largo il mercato assieme al sindaco Anna Maria Casini, ha annunciato di andare a fondo sulle carenze istituzionali che si sono registrate in piazza. Chi ha sbagliato risponderà a me, conclude Bianco, mentre la Bianchi, consigliera di opposizione, contesta l'improduttività del metodo utilizzato dal comune per la nuova distribuzione del mercato, che non tutela tutti gli ambulanti e quindi il comparto in grave difficoltà. Fu sera e fu mattina, primo giorno tra luci ed ombre. E ora vediamo alcuni contributi che abbiamo raccolto in tempo reale proprio da Piazza Garibaldi, al margine di questa prima giornata, di questo debutto tra luci ed ombre del nuovo mercato. Cambiare non è mai facile, a Sulmona un debutto tra luci ed ombre. La piazza è sicuramente viva, è tornato il movimento auspicato. Certo, sulla collocazione non sono mancate tensioni questa mattina. Assessore, tiriamo le somme di questa prima giornata, che bilancio si può trarre? Allora, la cosa importante è essere ripartiti chiaramente con delle regole nuove. Ho saputo di queste difficoltà iniziali della mattinata. Io personalmente non ho assegnato sin dall'inizio posteggi, onde evitare equivoci in funzione del mio operato, perché qualcuno avrebbe potuto pensare che avessi preferito uno al posto dell'altro. Chiaro che in questa fase la delibera di giunta parla chiaro in base all'anzianità mercatale. Quindi è chiaro che chi ha più anzianità aveva diritto a scegliere il proprio posteggio. Chiaro che i posteggi andavano scelti in funzione di quelle che sono le regole, le norme. Noi abbiamo avuto un susseguirsi di norme infinito. L'ultima ordinanza regionale è uscita nel momento in cui avevamo predisposto tutto. Quindi andare avanti con norme che si cambiano nel giro di pochissime ore non è facile. Il lavoro che c'è stato da parte degli uffici tecnici, il mio personale che ho seguito tutto, dalla collocazione al piano della sicurezza, nonché ho fatto anch'io dei sopralluoghi, anch'io mi sono recata sul mercato, ho parlato con gli ambulanti. È chiaro che si trova sempre colui che fa una polemica, ma la cosa importante è che oggi stanno sul mercato e stanno incassando per il bene loro e della nostra città. Questo è il primo giorno, si sa, c'è È sempre quando si così, cambia qualcosa da rivedere. è così. Ora, per il discorso della sicurezza, della nuova planimetria, la cartellonistica, le strisce, l'ordinanza, queste cose vanno affisse, abbiamo visto questa Certo, carenza. e infatti adesso mi rivolgerò a chi ha mancato in questo senso e chiaramente Perché è perché era la parte importante. istituzionale va Certo, osservata. va osservata. Già lunedì veramente ho già fatto delle telefonate e quindi sicuramente chi ha mancato in questo senso dovrà poi rispondere a me.
Allora, il bilancio, come tutti i bilanci del primo giorno, ha luci e ombre. Certo. Le luci sono la piazza sicuramente molto più piena, molto più soddisfacente per la clientela. Le ombre sono il fatto che non si è potuto rispettare un ordine sistematico nell'assegnazione dei posteggi, per cui sono saltati anzianità sia di posteggio che di iscrizione alla Camera di Commercio, che sono dei criteri basilari. Certo, questa è una situazione che durerà soltanto un paio di mesi prima di una ridefinizione più specifica del mercato, però vengono subito evidenziati che ci stanno dei fattori che vanno presi in considerazione. Chiudere una strada con un parcheggio così importante, uno snodo così importante come via Federico II, nel momento in cui la Vazia è chiusa, per un solo banco, francamente lascia interdetti. Molto probabilmente una diversa allocazione all'interno della piazza si sarebbe potuta trovare tranquillamente. Guarda, noi siamo appena uscite. La piazza la conosce bene. Io la piazza la conosco bene. Allora, se dovessi seguire il cuore, sincero, io preferivo la piazza, come sempre stare in pressione standard. Però visto l'emergenza sanitaria nella quale siamo, si cerca di fare il più possibile per lavorare in sicurezza. Quindi va bene quello che si sta facendo. C'è una piazza viva, ovviamente qualcosa che non va il primo giorno c'è, ma la vostra opinione? Ah, è bella, spaziosa, c'è aria, non è male dai come inizio, poi giustamente si tornerà piano piano alla normalità. Come mai? Perché non ti sei voluto spostare? No, è posto mio questo, 63 anni, io ho acquistato i diritti qua. E quindi ti hanno detto che non potevi stare? Che ci si va a mettere quello? Quello stava di là, ha avuto qua, ma ha detto tutti, devi togliere, invece ci deve mettere io. Ci dobbiamo attenere alle disposizioni del comune, però se lo fanno tutti, siccome qui è diventata una giungla, di conseguenza ognuno fa come gli pare, partiranno le multe e noi partiamo con gli esposti verso il comune, verso chi pratica. L'esposto perché? Per questa nuova distribuzione che non risponde? No, la nuova distribuzione potrebbe anche andare bene, però non è che ci possono dislocare dietro al Morrone a noi, perché molti di noi ci hanno messo lì a via Federico II, che non, in pratica non è possibile. 20 anni che stiamo tutti i giorni qui e non abbiamo ancora diritto al posto perché il mercato non ha fatto un bando. Invece c'è gente che è morosa da più di 10, 15, 16 anni, eppure il posto ce l'hanno loro e noi non ce l'abbiamo. Quindi a noi stamattina ci hanno detto di andarci a ficcare sotto un vicoletto lì, che non mi ricordo come si chiama quella piazza. Via Federico II. Via Federico II. Io lì non ci vado perché sono 20 anni che sto qui. Perché mi devo andare a mettere a via Federico II? Abito a Sulmona, sono 20 anni che ci lavoro e tutti i giorni pago 14 euro al mercato e tu mi cacci fuori dal mercato di Sulmona. No, caccia i morosi, non cacciare me, io sto in regola. Ora cambiamo argomento, il concorso del primo settore, riparte la selezione per gli aspiranti dirigenti a Palazzo San Francesco, il nostro servizio. Ripartono le procedure per il concorso da dirigente del primo settore a Palazzo San Francesco. Dopo lo stop forzato dovuto all'emergenza coronavirus, la commissione giudicatrice ha stabilito che le prove scritte si terranno nei giorni 9 e 10 giugno 2020 alle ore 11 presso l'Istituto di Istruzione Superiore Ovidio in via De Matteis. Su una cinquantina di domande che sono pervenute in comune, 46 candidati sono stati ammessi con riserva dalla commissione giudicatrice, nominata con determina numero 17 dello scorso 24 febbraio. Composta dal segretario Nunzia Buccini, presente, Fabrizio Berardini, componente, Alfonso Melchiorre, componente. In corsa ci sono anche 7 dipendenti comunali che già fanno parte della pianta organica del comune. Le successive fasi selettive prevedono lo svolgimento di 2 prove scritte e di una prova orale, come previsto nel bando. La giunta comunale, nel suo indirizzo alla struttura, aveva accertato che non è possibile procedere a una distribuzione dei servizi tra i dirigenti in servizio se non a discapito dell'efficacia dell'azione amministrativa, per cui si ritiene necessario mantenere la posizione dirigenziale presso il primo settore e procedere alla copertura della stessa nel breve periodo, dando esecuzione all'adottata programmazione su fabbisogno di personale. Sarà cura della commissione garantire le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, assicurando comunque la necessaria distanza di sicurezza durante la fase dell'accesso e dell'uscita dalla sede dell'identificazione dello svolgimento delle prove. A ogni buon conto, prima della prova, saranno indicati sul sito istituzionale dell'ente i protocolli di sicurezza da applicare.
Per il parco fluviale Augusto D'Aolio, spinta per il bando di gestione, si riapre a fine mese. Oggi una giornata di grandi pulizie, vediamo tutto nel nostro servizio. Pronto a riaprire il parco fluviale Augusto D'Aolio, il polmone verde della città. Grandi pulizie, assessore, che lavoro c'è stato dietro in questi giorni? Assolutamente sì, ho organizzato una squadra di volontariato di alcune ditte pulmonesi che si sono prestate gratuitamente a darci una grande mano per la pulizia di questo parco, perché diversamente non sarebbe stato possibile riportarlo alle condizioni che questo parco merita. Un parco che io sinceramente non conoscevo, l'ho visitato in questi giorni, è immenso, è bellissimo, ci sono dei scorci veramente veramente fenomenali e quindi va assolutamente riconsegnato alla città, a brevissimo lo riapriremo. Perché è un parco che a mio avviso non ce ne sono tanti a livello abruzzese. Certo, va fatto subito un bando per l'affidamento proprio per evitare di lasciare sguarnita, no, quest'area che viene riconsegnata alla città. Assolutamente sì, a brevissimo cercheremo di dotarlo di un servizio di videosorveglianza che è necessario per evitare che comunque vengano, come al solito succede, riattivati atti di vandalismo. E dopodiché cercheremo di fare un bando per mettere a disposizione questo parco di qualsiasi associazione, qualsiasi imprenditore voglia potenziare e voglia dare la possibilità a Sulmona di avere questo parco sempre nelle condizioni in cui lo rimetteremo in questi giorni. Ecco, la riapertura del parco fluviale prevista più o meno a fine mese coincide con l'apertura invece dell'area camper. Solo una coincidenza, è proprio un indirizzo politico, no, che il comune vuole dare? Assolutamente no. Dall'inizio del mio mandato mi sono subito concentrato su queste due strutture. L'area camper è praticamente pronta, il bando a giorni uscirà e l'area camper non può che avere un seguito del genere, che è un qualcosa di eccezionale che sicuramente i turisti apprezzeranno. Non posso pertanto che ringraziare le ditte che si sono date disponibili, a partire da Cogesa, che ci sta facendo in questi due giorni un servizio che è tutto gratuito. Poi soprattutto ditte privati come Spinosa Scavi, Pavind, che sta facendo un lavoro eccezionale, Edilesse e il grande Pasquale Di Toro, che veramente, a cui abbiamo riservato i lavori più difficili, e quindi lui si è messo a disposizione con la sua impresa, con i suoi mezzi, per cercare di darci una mano. Quindi un grande ringraziamento anche ai nostri due giardinieri che, nonostante il lavoro che stanno facendo per l'intera città, si sono prestati a questo lavoro oggi, ieri e oggi, e devo dire, due parole le devo spendere per l'unica donna che si sta operando in questo settore, che è la nostra giardiniera Maria, che è veramente encomiabile. Ora la fase 2 è sabato sera a tempo del Covid, oggi si ricomincia, ma l'appello dei gestori dei locali è quello di rispettare le regole, il nostro servizio. Primo sabato dopo il lockdown è arrivato il giorno tanto atteso. Ci si può divertire, ma rispettando le regole in assoluta sicurezza. La raccomandazione arriva dai titolari di alcune attività commerciali nel centro della città di Sulmona, ma non solo. La preoccupazione è che il ritorno della movida, con tanto di virgolette, possa portare ad assembramenti, a momenti anche di imbarazzo e di tensione. Invece dei commercianti arriva l'appello: uscire, rispettare le regole, rispettare tutte le misure anti-Covid, divertirsi in assoluta sicurezza senza trasgredire. Un messaggio chiaro, diretto, efficace e incisivo che arriva alla vigilia del primo sabato sera dopo l'emergenza coronavirus in questa delicata fase 2. Sì, si spera di ripartire con sicurezza e soprattutto con responsabilità da parte delle persone. E... divertiamoci. Esatto, divertiamoci, ma in maniera sempre responsabile. Domani riniziamo con il sabato, aspettavamo il sabato da tanto tempo, facciamo in modo che sabato sia un bel sabato rispettando tutte le distanze, stando attento a tutto, al Covid sicuramente, anche all'alcol, a tutto quello che può essere dannoso, per ripartire anche con i nostri sabato. Sempre con sicurezza, senza sicurezza non possiamo andare avanti. Devo essere sicurezza, gente devo essere gentile, devo essere molto bravi e cominciamo a lavorare piano piano, speriamo che lo prendiamo di nuovo lavoro. Ragazzi, vi raccomando, non dovete fare assembramento, distanziatevi,
divertiamoci lo stesso e siamo sereni, perché ne va della mia e della vostra salute. Rispettando le regole, rispettando le regole, può fare tutto. Tranquillità, distanziamento e non assembramento. È semplicissimo. E ora la didattica digitale che domina in questa fase dell'emergenza, ma non solo, Scuola Futura, ancora un trionfo per l'Istituto di Istruzione Superiore Ovidio. Ce ne parla nel servizio Barbara Delle Monache. Si è conclusa hashtag Scuola Futura, la prima maratona online della scuola italiana all'insegna dell'innovazione, organizzata dal Ministero dell'Istruzione con il patrocinio della Rappresentanza Europea in Italia. Per 3 giorni, 72 ore, la sfida ha coinvolto 250 studenti e studentesse di 41 scuole provenienti da 60 città italiane suddivisi in 27 squadre. I ragazzi hanno partecipato a 2 hackathon distinti tra Junior Hack, scuole secondarie di primo grado, e Senior Hack, scuole secondarie di secondo grado. Per la provincia dell'Aquila ha partecipato la città di Sulmona, rappresentata da 4 studenti del polo liceale Ovidio. Tra questi, ben 2 sono saliti sul podio dei vincitori. Al primo posto si è classificato il team di Emilia Verlingeri, che frequenta il 4F del liceo delle scienze umane Gian Battista Vico. E al terzo posto il team di Daniel Ciampa, studente del 4B del liceo classico Ovidio. I ragazzi selezionati parteciperanno ad una nuova competizione prestigiosa, la Digital Acceleration Week, una nuova gara di idee riservata alle eccellenze. Riceveranno un dispositivo elettronico personalizzato per poter perfezionare e rendere attuabili i progetti elaborati nell'ambito dei vari gruppi di lavoro. Entreranno a far parte di una digital community dedicata a hashtag Scuola Futura. Ringrazio i 4 studenti partecipanti alla maratona online, il professor Riccardo Pagliaro, che li ha seguiti e preparati. Mi congratulo con tutti, in particolare con Emilia Verlingeri e Daniel Ciampa, per i risultati raggiunti in questa difficile competizione. Queste le parole del dirigente scolastico Caterina Fantauzzi. Intanto Sulmona riapre anche il tiro a segno. Gaetano Trigilio. A Sulmona riapre anche il tiro a segno per la soddisfazione degli associati ed appassionati di questo sport, che nel comprensorio Piligno sono veramente tanti. Il commissario straordinario nazionale WITS, Unione Italiana Tiro a Segno, ha comunicato alla dirigenza della struttura sulmonese che a partire dal giorno 25 maggio si può riprendere regolarmente l'attività sportiva ed istituzionale addestrativa, non formativa, rispettando il protocollo di comportamento per la gestione degli impianti. Il poligono, pertanto, riaprirà giovedì 28 maggio alle ore 15. Tutti i soci che accedono al poligono devono indossare adeguata mascherina e guanti lattice monouso già indossati. Devono anche portare con sé un igienizzante. Ad ogni socio che intende riprendere l'attività verrà consegnata una copia del protocollo di sicurezza per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19, che dovrà essere rigorosamente rispettato. Intanto apprendiamo che la presidenza del poligono ha provveduto alla completa sanificazione dei vari locali della struttura, predisponendo tutti gli accorgimenti per mantenere la distanza interpersonale fra i soci e garantire a tutti una sana attività sportiva in assoluta sicurezza. Vi invito sempre a visitare il sito internet della nostra emittente televisiva www.ondatv.tv per restare sempre aggiornati in ogni momento, a qualsiasi ora, sulle notizie del giorno in tempo reale. Davvero tutto per questa edizione. Onda Rigi, come al solito, torna questa sera alle 20:10. Grazie per essere rimasti con noi e a tutti buon pomeriggio.